Cerchiamo di fare chiarezza sulla situazione attuale di Call of Duty e dei prossimi anni. It's time of Team Wolf, ragazzi, sono Trick, bentornati nel mio canale. Questo oggi siamo qui con un commentary molto veloce perché vi voglio parlare di queste ultime notizie su Call of Duty 2022-2023. Come al solito vi ricordo di lasciare un bel like, un commento, bla bla bla, però in ogni caso concentriamoci visto che voglio portarvi un video molto veloce. Vedo molti siti che continuano a sbagliare dicendo che Modern Warfare 2 e Warzone 2 verranno rilasciati più in là. Questo è sbagliato. In realtà Modern Warfare 2 e Warzone 2 usciranno quest'anno. Ovviamente Warzone 2 è possibile esca l'anno prossimo, ma in ogni caso COD 2023, quindi quello che uscirà a ottobre-novembre 2023, verrà rimandato al 2024. Quindi dopo praticamente 17 anni, visto che è dal 2005 che COD esce ogni anno, non avremo una release annuale. Cosa rimarrà nel 2023? Molto probabilmente continueremo ad avere altre season di questo futuro Modern Warfare 2, oltre a Warzone 2, che verrà rifatto da zero, quindi da quello che si sa da alcuni leak, si parla di una mappa desertica molto grande tra Cile e Perù, mi sembra, ora non mi ricordo benissimo il leak, ma accompagnato a questo ci sarà anche un nuovo titolo multiplayer free to play, almeno questo è ciò che ha detto Activision. Quello che posso pensare io è magari un nuovo titolo free to play alla Call of Duty, come magari è stato COD Mobile, oppure possono finalmente giocarsi la carta di MW2 Multiplayer Remastered. Non mi riferisco a MW2, quello che esce quest'anno, ma insomma quello vecchio del 2009, che hanno poi fatto una remastered con solo la campagna e adesso potrebbe uscire anche il multiplayer, magari l'anno prossimo. Questo non sarebbe male perché effettivamente avere 12 season di un COD che magari a non tutti può piacere è un problema, quindi se effettivamente loro stanno facendo questa mossa vuol dire che sono molto sicuri di questo MW2. Vi ricordo che praticamente è un gioco finalmente in lavorazione da 3 anni veri e propri e abbiamo anche una modalità speciale che è praticamente in lavoro da 5, visto che doveva uscire in Modern Warfare 2019 ma poi non è uscita quella Demilitarized Zone, come si chiama, perché appunto non era finita. Insomma, quella modalità sarà differente da Warzone 2 e Warzone 2 sarà a sua volta differente dal gioco free to play che uscirà nel 2023. Io sinceramente preferirei reinventassero un attimo il modo con cui rilasciano DLC eccetera, perché avere 12 season di una qualità più o meno accettabile non so quanto sia buono, almeno spero che ingegnino un po' di più perché devono effettivamente portare avanti un gioco per il doppio rispetto alle altre case come Sledgehammer e Treyarch. Inoltre spero vivamente che questa nuova acquisizione da parte di Microsoft possa portare una specie di Master Chief Collection però per Call of Duty, visto che ormai sappiamo benissimo com'è andata la Master Chief Collection, quindi possiamo aspettarci che una mossa del genere per Call of Duty riporti tantissimi player nei vecchi titoli. Ovviamente sarebbe una roba molto più difficile da fare perché ci sono molti più titoli rispetto che Halo. Però in ogni caso questo era tutto ciò che avevo da dirvi. Vi ho fatto questo video molto veloce perché volevo mettervi al corrente, visto che un sacco di siti, come vi ho detto prima, continuano a sbagliare dicendo che in realtà Modern Warfare 2 non uscirà quest'anno, ma è sbagliato. Quindi fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate. Vi ricordo di lasciare un bel like, un commento, mi raccomando, iscrivetevi, attivate la campanella, passate qua sotto in descrizione da tutti i miei social. Mi raccomando ragazzi, noi ci becchiamo al prossimo video. Bella raga.